associazioni, tante realtà che hanno voluto aderire e aderiscono perché ancora la comunità LGBTQIA+ è discriminata e ha una grossa lacuna in termini di diritti e di doveri. Ed è per questo che abbiamo voluto riportare il Mantova Pride come parata, perché è necessario ricordare a tutte, alla politica per prima, che noi non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare e che anzi vogliamo ottenere i diritti e i doveri che ci spettano, perché ogni giorno, soprattutto nell'ultimo periodo, siamo vittime di forme di discriminazione, di violenza, di hate speech, di parole d'odio, ed è venuto il momento che questo termini e che sia normato. Siamo qua convintamente, siamo in tanti, perché questa è una giornata importante per rivendicare i diritti di tutti, i diritti di tutte, alla propria determinazione, alla determinazione della propria sessualità, e per dire anche che questo nuovo attacco verso le persone LGBT che si vede sempre più spesso anche grazie a questo governo, noi lo vogliamo contrastare. Mantova è una città inclusiva nella quale c'è posto per tutti, in cui tutti possono fare festa in un giorno bello come questo. Bisogna rivendicare il diritto alla libertà di ciascuno di esprimere se stessi. Come dice un grande scrittore, David Levitt, l'amore sboccia tra persone, non tra sessi. E dunque ogni chiusura, ogni limitazione della libertà personale, dell'amore anche tra le persone, deve trovare una risposta forte come è quella del Pride. Bisogna essere sempre dalla parte dei diritti, per questo noi ci schieriamo, per questo noi oggi siamo qua, vogliamo essere in questa parata, esserci dentro, l'abbiamo patrocinata, l'abbiamo sostenuta, perché i diritti vanno difesi, i diritti di tutti. Vorremmo un giorno che non ci fosse più bisogno di fare queste parate, un giorno che non ci fosse più bisogno di scendere in piazza per i diritti di tutti. Ecco, questa è la nostra posizione e per questo oggi siamo qua a camminare tutti insieme. E siamo qui per dire che abbiamo bisogno sempre di più, anche in questo tempo più complicato, diciamo, non solo in Italia, in gran parte d'Europa, c'è bisogno di far sentire la voce e anche che le istituzioni democratiche siano a fianco di chi sta semplicemente chiedendo di poter essere conosciuti nella loro pienezza, in ciò che sono, nella loro libertà d'espressione.